Ciao Gregorio. Ciao Curaigo e ciao ragazzi. Ciao. Hello. Ciao Curaigos. Curaigos. Bene, 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 bene. Ci siamo lasciati l'ultima volta che avete seguito questa donna abbastanza di umore alterato. Questa donna era un'armatura nera che si è presentata come Capitano Cora e che ora vi sta guidando verso un cammino familiare su per il quartiere centrale. Dove già siete già stati Davon e Hathor quando vi siete diretti verso il tempio in costruzione. E adesso, sui vostri cavalli, passate comunque davanti a questo tempio, ma proseguite, andate avanti e salite sempre più in alto, su per questo colle, fino ad arrivare all'edificio che sovrasta l'intera città. E è come se questa piccola montagna al centro della città sia stata appiattita in cima, perché questo gigantesco palazzo si erge in questa larga piazza, a forma di ferro di cavallo, quasi a voler abbracciare la città e il mare davanti a sé. Vi accorgete però di una cosa, che questo palazzo è antico, è anche in parte crollato. Infatti, le parti crollate sembrano essere state rimpiazzate con delle strutture in legno o con delle pietre meno pregiate, ma questo aspetto a patchwork non lo rende meno bello. Comunque una vista estremamente impressionante. E nella piazza ci sono tante persone, prevalentemente guardie, ancora di più di quante ne avete viste alla caserma, sembra, disposte regolarmente, che marciano, che si allenano. E a bordo della piazza, che camminano sotto dei porticati, ci sono diverse persone con abiti molto eleganti. Vedete anche alcuni studenti dell'università. E Cristeva, tu riconosci le loro uniformi. Cora si ferma un attimo, dice: aspettate qui e non muovete un muscolo. Detto questo, smonta da cavallo e si dirige a grandi passi verso una piccola porticina in una delle ale laterali di questo palazzo e sparisce dietro di essa. Che caratterino. Sì. Giulia, io vorrei provare a fare una cosa, visto che ci ha lasciato soli un attimo. Sì. Cristeva sta pensando a un discorso che abbiamo fatto la sessione, cioè qualche ora prima in game, su una cosa che ha detto Hathor, tipo se ci chiedono da dove veniamo cosa gli diciamo. Quindi il piano più o meno in questo momento è tipo mettere una mano sulla frusta mezza consunta e cercare di vedere se riesco a ricordare il più possibile su Dodona. Non è proprio così che funziona. No, Cristeva non lo sa come funziona. no, no, lo so che non lo sai, ma per tentativi ed errori, Eh sì. solo con questo atto non riesci a ricordare nulla. Dannazione. Quindi aspettiamo. No, io comunque non ho davvero capito come funziona. Ha delle regole, ce le ho. Eh sì. Però tentativi ed errori. Ok, piano B. Mi volto verso gli altri e dico: Dodona vi dice niente, a parte quello che ha detto Rusa. Oppure ripetete qualsiasi cosa che vi viene in mente. No, non mi risuona. Musica, vino, divertimento! Dodona? Hai detto di poi di qualsiasi cosa ti viene in mente. Sì, ma su quello che sto dicendo. Specifica. No, non mi viene in mente niente. No, mi dispiace. Beh, il piano è non far parlare me. Quindi non fate parlare Per quale motivo? me. Beh, conoscendomi, potrei dire cose che non avrebbero dette. Io di Dodona, l'unica cosa che mi pare di ricordare è che parlava del culto delle colombe, nient'altro. Sarebbe molto più comodo se avessi delle cazzo di istruzioni. Questo lo, tipo, lo dice per un attimo guardando verso l'alto, verso nessuno. Hai la frusta in mano? Sì. La frusta rotta? Sì. Ti accorgi di questo? Adesso che si sta consumando, sta emergendo dal manico una lama. Cioè, tipo, finora si vede solo la, tipo la punta o qualcosa del genere. Sì, ma si è consumata un po' con la taverna, quindi la vedi un po' di più. Ok, non lo so. Provo a pungermici il dito. Non ho intenzione di provare a mangiarla. Ehi! Ok, fai uscire del sangue? Sì.
Sei sicuro di quello che stai facendo? No, sto andando a tentativi. Ok, stai attenta. Allora, prendi un punto di danno. Ah, diritto, ok, prendo un punto di danno. È il minimo che posso fare. Sì, sì, hai ragione. Cresteva, senti come un giramento di testa, una debolezza momentanea. Non ti accorgi subito di quello che è successo, ma cerchi di vedere se ti sei ricordata qualcosa di più e ripercorri i ricordi che hai recuperato fino adesso. E ti accorgi che il volto di quella ragazza, l'altra tiefling che era con te davanti alla scogliera, nel ricordo nel quale avevi cercato di scappare, ricordi? Sì. Non ti ricordi più il suo volto. E mentre hai questo pensiero, vedi che la frusta ricomincia a ricrearsi coprendo la lama. Figlia di puttana. Che è successo? Dal punto di vista vostro si è tagliata la mano, un taglietto piccolo, e la frusta si è riallungata, come se per magia si fosse riparata in parte, sono apparse solo pochi centimetri. Wow! E ripensando a quello che avevo sognato, ricordo tutto? Sì. Ok. È una cosa che riguarda Cristeva. Mm-hmm. Figlia di puttana. Cosa? La butto per terra. No. Quella serve. Datemi un secondo. Mm-hmm. Noi non ci muoviamo di qui. Ma no, ci farebbe a pezzetti quella là, probabilmente. Ok, cosa hai intenzione di fare? Niente, la fisso malissimo per un po'. Sono molto combattuta. Per il momento rimango un attimo così. Ok. Dopo questi secondi vedete Cora riuscire da quella porticina e farvi segno di avvicinarsi. Andiamo! Sì. Allora, sarò ben chiara. Il processo è già iniziato. Non si sono ancora chiesti dove siete, quindi la mia carriera non è... Dobbiamo entrare senza dare nell'occhio. Chiaro? Sì, sì, sì. Ok. Vi fa entrare da questa porticina e... Vabbè, prima recuperiamo la frusta comunque che è lasciata a terra. La recupera, Cristeva? Se non la recupera Cristeva, sì. Ah, ok. Ok. Guarda la frusta che in mano fa... Ah, le armi... Venite un attimo. Vi accompagna da questo soldato davanti a una porta... Anzi, due soldati davanti a una porta chiusa fa... Dobbiamo entrare... E si toglie la spada dal fodero che ha al fianco e la dà alla guardia, che la prende a due mani. E poi fa, anche voi, lasciate tutte le armi. Ok. Game face. Io alzo un attimo quello che resta della frusta e faccio anche questo, più un valore sentimentale che altro. La punta adesso è ricoperta, no? Sì. Ok. Non pensavo neanche fosse un'arma, ma va bene. Davon, ma come istintivamente prende la labarda, non trova niente. E prende poi la spada e lo scudo e lascia giù. Ok. Io lascio giù il pugnale e la balestra. Anche il mio coltellino. Lascia giù le mani, Ator. Zac, zac. Io pongo i due pugnali. Anche quello decorato? Mi hanno detto nessuna arma, anche quello decorato. Ok. Bene, almeno siete complacenti. Allora, seguitemi senza fare rumore. Quelle dopo le rivoglio. E la seguo. È così che funziona di solito. Di solito. Va bene anche adesso, però. Ok, sto zitto, sto zitto. Ti guarda malissimo. Voglio sposare questa donna io. Mi fa entrare da una porta che è più un pezzo di tela, supera una scalinata e cominciate a sentire una voce familiare parlare. Perché sentite parlare la voce di Rusa. E man mano che vi avvicinate, sentite che sta parlando dell'attacco del villaggio. Sta raccontando di come si sono svegliati nel cuore della notte, sentendo odori di fumo, vedendo le fiamme. E salite questa scala, arrivate in mezzo a una folla. Vedete Cora che si fa largo, cercando di fare rumore, ma anche di portarvi più avanti possibile, fino ad arrivare con voi in penultima fila, dietro a un altro uomo con l'armatura nera, che riconoscete anche da dietro come Diamandis. Ok. Siete in mezzo a questa folla, in una sala rettangolare, circondata da scalinate in legno, sulle quali stanno in piedi diversi uomini, seri e tutti con gli stessi abiti di fattura nobiliare ai due lati. Ci sono in fondo alcuni con la tunica rossa, altri con tuniche dorate.
ma la maggior parte hanno delle tuniche verdi. E oltre a queste due file ai vostri fianchi di persone innalzate rispetto a voi, davanti a voi, al termine della sala, seduta sul trono e circondata ai due lati da due persone, altre due che non avete mai visto in armatura nera, siede la regina Ecate IV di Petra. Oh fuck! Porca miseria! A Davon una scena del genere gli viene solamente da fare tipo un... Non è troppo dissimile come sala da quella in cui Atena giudicava nel posto dove vivevi prima. È una specie di tribunale, non dico tribunale. La scena di lei lì al centro con la gente attorno... Sì, è molto simile. Rievoca qualcosa, è semplicemente un... La regina è un'anziana elfa Eladrin, dai capelli verde pallido, quasi grigio, che cadono intorno al suo volto, intrecciati in una complessa acconciatura. La pelle è anch'essa una sfumatura verdognola, intonata con i brillanti occhi color smeraldo, che scrutano severi la sala sotto di lei. Indossa un peplo che sembra quasi fatto d'oro fuso e la fa sembrare ancora di più una creatura eterea. Sotto di esso la corporatura è esile, fragile, che non rispecchia per nulla la grinta del suo volto. Di fronte a lei, di fronte a tutto il resto di coloro che assistono, sta su un piccolo palco, rusa, e gli occhi della regina sono solo per lui in quel momento. Al fianco della sovrana c'è un altro trono, più piccolo, più basso. E su questo trono siede un giovane, un ragazzo, che non dimostra più di 20 anni, avrà più o meno l'età di Fenax. Ha gli stessi occhi verdi della regina e simili tratti somatici. Ma questo ragazzo non è un elfo, questo ragazzo è un mezzelfo, con capelli lunghi che arrivano alle spalle e la carnagione rosea. Il ragazzo appare distratto e annoiato, non presta molta attenzione a Rusa. Entrambi hanno il capo cinto di foglie d'argento, una specie di corona o decorazione. Questa è la scena davanti a voi. E volevo chiedere, Rusa sta parlando direttamente alla regina o si sta rivolgendo a tutti quanti? No, dalle spalle a voi ed è rivolto verso la regina. Ed è in piedi su questa specie di palchetto. Ok. Dove dovremmo andare? Aspettate qui finché non verrete convocati. Bastava che tu ce lo dicessi. Devo tornare al mio posto adesso. Sì, sì. Diemandis si volta verso di lui, vi sorride e annuisce. E si fa per voltare, poi si guarda in giro e fa... Dov'è l'altro? È andato da un fabbro, qualcuno che potesse aggiustare un'arma. Non c'erano state date istruzioni precise. Mi dispiace. Anche a noi. Guardate, non posso testimoniare che eravate in 4, devo dire che eravate in 5. Se chiedono dove si trova il vostro amico, siate il più precisi possibile, d'accordo? Ok. Il quartiere degli artigiani è grosso. Stava cercando un fabbro. Sta per ribattere quando Rusa improvvisamente si zittisce e vedete la regina che ha alzato una mano e sentite la sua voce che rimbomba, probabilmente aumentata da un incantesimo che fa: avete motivo di dubitare della sicurezza del vostro villaggio? E Rusa dice: mai avuto nessun problema. Ci siamo sempre difesi con le nostre capacità, con le poche armi che avevamo. L'addetto alla sicurezza del vostro villaggio è Nasher, ex soldato. E così, mia signora. Dalla folla, un po' spostato di fronte a voi, vedete Nash che pallido pallido in volto si fa avanti e prende il posto di Rusa sul palchetto e comincia a raccontare il suo punto di vista. Piuttosto schietto nel suo racconto, non nasconde le sue perplessità nel vostro arrivo quasi provvidenziale, ma vi difende nel narrare come abbiate aiutato a catturare Erendir. E la regina fa: ah, il gruppo di viaggiatori. Sono qui? E Diamanda si fa avanti. Sì, garantisco io per loro. Fuck. Voglio sentire la loro testimonianza. Diemandis si volta verso di noi e dice: uno di voi si faccia avanti. Siate onesti e non avrete timore. Vado io. Ok. Sì, le do uno spintone anche. C'è uno spintone tipo la... Io ti afferro per un braccio, Cristeva. Ti guardo.
Lo sai. Lo so. Non ha mai visto Fenix così preoccupato da quando lo conosci. Ti dà una pacca. Faccio un sospiro e mi avvicino. Nash scende dal palchetto facendoti posto e ti fa un breve sorriso nervoso. Ceno del capo, non dico altro. Sali sul palchetto? Sì. Fammi un tiro di salvezza di saggezza. Oh, no. Sì, sapevo. Lo sapevo anch'io. Dovevo andare. Tiro di saggezza, ok, salvezza, quindi più 3. Dai. Oh, madonna. Questo è un tono di verità, signori. È lì, chiamata, puntata. Fuck. No, man, no. Ok, sei sotto l'influenza di una zone of truth. Va bene, va bene. No, non va bene. Sì, va bene. Allora, Silvia, non sei costretta a dire la verità. Sì, lo so. Però... Non posso mentire. Non puoi mentire. No, lo so, lo so. Siccome è un incantesimo sul palchetto di legno e non una cosa castata da qualcuno, dura a lungo. Dura fin tanto che sei sopra. Ok. Hanno reso permanente l'incantesimo. Permanente, ma solo limitato a una... Al palchetto, sì, e a chiunque ci salga sopra. Esatto. Sei sotto lo sguardo inquisitore della regina di pietra, che adesso che la vedi da vicino è molto, molto anziana. Avrà tra i 90 e i 100 anni. Porca miseria! Ok. Il corpo è esile, fragile. Le mani sono rugose, quasi artigliate. Pieni di vita invece sono i suoi occhi. Ancora giovani, ancora vivi. Ok, Cristeva china rispettosamente il capo. Non fa nessun movimento. Ti continua a guardare. E così sei una di quegli strani viaggiatori non registrati a Petra che Diamandis ha portato con sé. Come ti chiami? Cristeva, signora. Normalmente si rivolgono a me con vostre grazie. Le mie più sentite scuse. Non sono avvezza al protocollo. Immagino. Tu e i vostri compagni dovrete essere nati in una delle città esterne, o forse una delle isole. Non ricordo dove sono nata, signora, ma sono nata sulle isole, sì. Non capisco. Prego, Nasher ha raccontato di come siete arrivati al villaggio provvidenzialmente dopo l'accaduto. Almeno 24 ore dopo, direi. Meno? Sì. Perché vi trovavate in quella zona? Non era nostra intenzione incappare nel villaggio. In realtà non sapevamo nemmeno della sua esistenza. È stato il caso. Capisco. E avete cercato di aiutare i suoi abitanti per quale motivo? Non eravamo avvezzi al territorio, quindi pensavamo che magari avrebbero potuto aiutarci a orientarci. Sembrava poca cosa. Che tu sia sotto l'effetto dell'incantesimo o meno, apprezzo le tue parole, oneste. Dopotutto tutti vogliono qualcosa. Nulla fai mai niente per niente. Ma se non altro non avevate doppi fini. Voglio sapere esattamente che cosa avete trovato nei viaggi alla miniera che fungeva da rifugio per il clan degli esiliati. Cosa abbiamo trovato? Nel viaggio lì? O nel... Perché per arrivare lì non è stato tanto difficile. Avevamo le indicazioni di Nash. Vedete Nash che sobbalza. Avanti. E una volta arrivati lì non ci siamo addentrati a fondo nella miniera. Eravamo ferite, abbiamo visto qualcosa. Ma quello è successo dopo, mi scusi. Procederò con ordine. Siamo arrivati lì e abbiamo cercato, come c'era stato richiesto, di parlamentare. Ma siamo stati attaccati. Dai nani? No. C'erano dei nani, ma non sono stati loro ad attaccarci. C'erano dei nani. Quindi è questo che ha fatto sorgere il sospetto che Rendir fosse in lega con i figli della montagna. Vedete le due guardie che si avvicinano alla regina e l'aiutano a rialzarsi, che si era curvata per tossire. Alza la mano per allontanarli, fa. Il sospetto di questa alleanza è sorta solo dal vederli in quella posizione o da cos'altro? Non mi è dato saperlo, signora. Abbiamo seguito il carro per trovarli, quindi è lecito pensare che avessero qualche tipo di contatto e stavano parlando quando i miei compagni sono arrivati. Gli esiliati e i figli della montagna. Gli esiliati non hanno abbastanza numeri per formare una forza in grado di attaccare Petra. Neanche i nani. Ma l'alleanza pone un rischio molto grande.
potrebbe cambiare la condanna di Erendir una volta per tutte. Un'ultima domanda. Sì? Qual è la vostra relazione con gli esiliati e con i figli della montagna? Relazione? Mi scusi, ma non credo di capire la domanda. Sono degli estranei per voi o avete avuto a che fare con loro? Prima di quel momento alla montagna non ho mai avuto a che fare con loro. Puoi garantirlo per i tuoi compagni? Abbastanza sicura, sì. Ma solo loro possono affermare ciò. Ma sono abbastanza sicura di sì. Posso garantirlo. Vedete che si volta verso una delle guardie e gli dice qualcosa all'orecchio, fa: bene, puoi allontanarti. Chino il capo e mi allontano. Portate il prigioniero. Finiamo questa spiacevole questione, Lanzelt. Vedete, da una porta laterale entrano le guardie, spingendo davanti a loro Eren incatenato. È piuttosto mal ridotto da quando l'avete visto l'ultima volta. Il moncherino del braccio è ancora presente e non è stato fasciato o niente, sembra anche piuttosto infetto. Il volto è stanco, le labbra spaccate, c'è sangue sulla tua testa e una delle due orecchie a punta del drow è stata tagliata via. Viene buttato malamente sul palchetto e la regina fa per alzarsi in piedi, ma le gambe le cedono e ricade sulla sedia, fa: Nisiotes. E vedete il giovane a sua destra fare un grosso sospiro, alzarsi in piedi, prendere un rotolo di pergamena e aprirlo davanti a sé, fa: Erendir Vraman, data la tua sospetta colluttazione con i figli della montagna e ruolo nella parziale distruzione di un villaggio provvisorio, ti condanniamo a morte nel nome dell'antenata Climene, fondatrice di Petra. Si alzano voci dalla folla e la regina ancora una volta gli zittisce con un cenno della mano. La messa a morte non è una tradizione di Petra ed è stata una scelta molto difficile da parte mia. Ma l'esistenza di quest'uomo potrebbe mettere in pericolo nostra pace. Nisiotes prende un respiro per ricominciare a parlare, ma prima che possa farlo sentite una risata fievole e amara e vedete Erendir che sta ridendo, dice: la mia presenza, meglio tutta la merda che ho nella testa, meglio tutto quello che state facendo qui. Dite che la messa a morte non è una tradizione? Buttare fuori dalle mura persone innocenti senza la possibilità di dare loro una speranza di vita, senza la possibilità loro di comprare. E una guardia dà il retro della spada sulla testa di Erendir, zittendolo e facendolo crollare. Nesiotes guarda Erendir con un'espressione che non è difficile da interpretare, diciamo così. Tuttavia, in quanto importante testimone in un'operazione diplomatica delicata, per il momento verrai tenuto in vita, Erendir. Da questo momento in poi, in nome della regina ti nomino Afantos. In quanto sarai cancellato dagli annali dell'esercito, il tuo nome non sarà nemmeno più associato con Petra negli anni futuri. Cancella la memoria, cancella l'esistenza. E le guardie, la folla e i giudici che stanno in piedi ai lati della sala ripetono in coro quest'ultima frase: cancella la memoria, cancella l'esistenza. Erendir viene trascinato via all'esterno della sala e la sala comincia a svuotarsi. In silenzio? No, c'è un brusio, c'è una chiacchiericcia. Ok. Allora tipo cerco di attirare l'attenzione di Diamandes. Sì? Che cos'è che ha appena detto? Afantos? Afantos. Forse è una sorte peggiore della morte. Ovvero? Qualunque prova scritta che che quell'uomo sia mai stato qualcuno, quale fosse il suo lavoro, quale fosse il suo ruolo, qualsiasi prova scritta verrà cancellata e diventerà proibito pronunciare il suo nome o tramandarne il racconto. Tra qualche generazione l'intera sua esistenza sarà cancellata. È una sorte dedicata solo ai peggiori traditori della città. E di lui che ne sarà? Come ha detto il principe, per il momento verrà tenuto in vita. Immagino che con missione diplomatica intendano qualcosa con i nani. Dopotutto la tregua era già fragile prima. Dovremmo mettere in chiaro alcune cose. Come viene cancellata una persona dall'esistenza? L'ho appena spiegato. Cancellando qualsiasi memoria che sia mai esistita. È un po' difficile fare una cosa del genere così alla leggera. Non così tanto, credimi. Fenax, gli metto tipo due dita su un braccio perché voglio che si volti sostanzialmente, però non voglio spaventarlo. Mi giro. Scuoto la testa.
Fenax ha gli occhi tristi, abbassati e arrabbiati allo stesso. Andiamo via. Sì, sono d'accordo. Possiamo lasciare la sala di Mendes. Ah, sì, sì. Allora, ascoltate, so che siete rimasti alla caserma in questi ultimi giorni perché avevo bisogno di un posto dove trovarvi facilmente, ma alcuni soldati si sono già cominciati a chiedere quale sia il vostro ruolo lì e ribadisco, l'offerta di entrare nella guardia di Petra è ancora aperta, ma senza accogliere questa offerta non posso continuare a ospitarvi. Comprensibile, non ti preoccupare. Ti comunicheremo in ogni caso al nostro nuovo alloggio. Grazie. Potremmo restare ancora per una notte per avere il tempo per spostarci e per decidere dove andare. Certo, non ci sono problemi. Certo, più rimanete, più è possibile che venga qualcuno a farvi delle domande. Solo una notte, giusto per recuperare anche Coraki. Giusto, il piccoletto non si sarà cacciato nei guai, vero? Era sorvegliato. Vi guarda. Da chi? Amici. D'accordo. A presto. Spero di rivedervi sotto circostanze meno... tragiche? Più tranquille. un po' entrambe. Buona permanenza a Petra. Grazie. Appena usciamo, mi giro verso Cristeva. Amici? Confondevo le acque. Recuperiamo le nostre robe, per favore. Io la butto lì, tanto per dirla. Mi ricordo che stamattina ci hanno cercato di, come suor dire, metterci contro guardia, si può definire? Accusando le nostre lucertole di tutto quanto questo? Non ne parliamo a Diamandis? Me ne ero onestamente dimenticata. Vuoi provare a tornare dentro a riferirglielo? Sì. E se sentite delle urla, sono io, venite dentro. Mentre dice, sentite delle urla, sono io, cominciate a sentire delle urla che vengono dal cortile interno. Oh no. Oh cazzo. Riconosciamo la voce? No, sono tante voci. Destra, sinistra? Da dove siete arrivati? Allora, voi andate, io e Davon andiamo a controllare, ti va? Andiamo. Ci rivediamo qua davanti. Ok. Ok. Rinfiliamo dentro noi. Davanti al coso dove abbiamo lasciato giù le armi. Sì. I like that. Che vi siete dimenticati di riprendere. No, dovevamo andarci a prenderle. Ragione. Non siete ancora usciti. Lì. A dopo. Via. Ritornate nella sala che sta ancora svuotando e vedete che c'è ancora gente, ma in stato confusionario. Si guardano intorno confusi. E poi una delle guardie, in armatura bianca, barcolla e si... tacca il torso dalle gambe. Cazzo! E vedete che all'interno dell'armatura non c'era un solo uomo, ma due persone abbastanza basse, abbastanza corpulenti. Una imbraccia una balestra, l'altra tira fuori dalla mezza armatura un pacchetto con una lunga cordicina attaccata. Oh, so cos'è quello a fare! Dà fuoco alla cordicella e la butta in mezzo alla folla. Alla cordicella? Sì. Fuck! C'è una ciotola, qualcosa del genere? Non che tu veda. Anche un braciere? Fammi un investigation check. È un 3, vero? Investigazione. Yes. 10. No, niente che possa servire al tuo scopo. Però vedi già che la gente, questi nobili uomini, alti funzionari, cominciano a spingersi, a scostarsi e a formare un'area intorno a questo pacchetto che comincia a fumare. Quanto è distante da me? Pochi metri, abbastanza da vederlo. C'è in mezzo a due strati di calca, di folla tra voi. Vado dietro una colonna, afferrando Hathor per un... Non ci sono colonne, è una grande sala, è come una grande teatro, rettangolare. Esco? Non abbiamo il tempo di uscire? Non lo sai? Io corro fuori. Ok, correte verso l'uscita come decine di altre persone che si stanno accalcando. La cordicina brucia e con un... questo pacchetto esplode, non come una bomba. Moscia. Libera una nube di gas verdognolo. Trattengo il respiro. Fammi un tiro di costituzione. Anch'io? Fatemi tutti un Constitution saving throw. Che vale a quello di base. Yes! No. Ok. Ah, siete solo voi due dentro, vero? Gli altri sono rimasti fuori.
Voi due vedete invece un sacco di persone cominciare a correre fuori dall'edificio. Fenax, prendi... Here it comes. 3 danni di veleno. Mm-hmm. Ah, che schifo! Hathor, tu ne prendi uno. Okay. È la metà per difetto. Mm-hmm. Oltre a essere chiaramente velenosa, questa nube oscura la vista. Infatti i due nani sembrano essere scomparsi. Nonostante sia partita da un palchetto piccolo, sta velocemente avviluppando l'intera sala. Ok. Cosa fate? C'è ancora un tappo di folla davanti all'uscita. Quindi non possiamo fare un cavolo. Ci sono le altre due porte in fondo alla sala, quelle dove avevano portato Eren dentro e fuori. Io cerco invece di, sempre trattenendo il respiro, stringo forte il mio simbolo, cerco di ricordare il momento in cui avevo rilevato del veleno questa mattina, cerco di catturare di nuovo la stessa sensazione, cerco, come dire, in un certo modo di cercare di castare un incantesimo, vedo se riesco a dissiparlo o fare qualcosa per rallentare il flusso. Ok, adesso hai accesso agli incantesimi di secondo livello, giusto? È di livello 3. Di livello 3 anche? Sì. Ma al 5. Ok. A tal proposito io dovrò fare una domanda dopo, quindi... Sì. Uff. Fammi un tiro di anamnesi, sì. 21? Non è abbastanza, vero? No, mai. No. Cazzo. È schifo 21, se non mi sbaglio. Yep, glitch of fail. Ah. Dal simbolo partono alcune scintille che te lo fanno lasciare per un momento. E su una catena, no? Il tuo simbolo, hai detto? È una specie di... Il simbolo è sì, è tipo un cuore con delle mani che lo sorreggono. Ok. Però è solo questa medaglia o è retto da una catena, è una cintura? Che forma ha il tuo simbolo? Sì, è una tipo una collana, cioè una catenina. Ok, queste scintille ti fulminano leggermente le mani e lo lascia andare e batte a terra con questo suono metallico. Cioè, mi cade proprio il simbolo? Sì. Fenax, tu dove sei invece? Sono accanto a lui. Dietro di me che esce la porta in cielo c'è un sacco di gente, ma davanti a me non c'è più niente? No, davanti a te non c'è più niente. Sai più o meno che davanti a te c'era la bomba fumogena, ma... Ok, ho ladra, dammi forza. Mi casto Heroism addosso. Ok. E infilo nella nuve. What? Uff, ok. Mi curo di letteralmente ogni turno di 4 HP. Ed è un altro incantesimo di livello... Aspetta, non è curare, sono i hit points temporanei. Sì, si ricaricano ogni 6 secondi letteralmente. Sì, ok. Vai verso il fondo della sala e ti sturli quasi contro il panchetto quando ci sei, perché la visibilità è limitata. Porca miseria! Alzando la testa vedi che il trono principale è vuoto, ma il nipote della regina è ancora lì e sta cercando di lanciare un qualche incantesimo leggendo da un libro. Tu sei quello che ci deve riuscire! Fallo! E gli lancio un ispirare coraggio al ragazzo. Wow! Vedi che si guarda in giro quando viene colpito da questa ispirazione? Ok. Mentre lui prova a fare qualcosa, non so se sta provando a lanciare qualcosa. Sì, sì, sì. Io intanto cerco, guardando nelle varie porte. E lancia. Lancia questo. Oh, yes. E a partire dalle parole e dai movimenti che fa con le mani, parte dal fondo della sala un forte vento che... spazza via verso il soffitto questa nube, ritorna visibile la sala, ritorna visibile la fonte di questa nube di veleno che era il pacchetto, e fa con la stessa voce tonante aumentata dall'incantesimo di prima, fa: branco di idioti, ci sono 3 porte! E detto questo chiude il libro, lo sbatte chiuso e corre via. La folla ammassata davanti alla porta comincia a correre anche verso le altre 2 porte laterali della sala. Io in questo mezzo cerco di trovare se li vedo oppure segni in terra di dove sono andati questi 2 nani. Qualsiasi cosa. Però è qualcosa impossibile, credo. Ok. Forse ho visto qualcosa, forse ho sentito qualcosa. Sono usciti dalla sala e visto questo. Sono usciti da una delle 2 porte, quindi guardando verso i troni ce n'è una a destra e una a sinistra. Mi ricordo quale? No, non ne hai visti uscire. Possono solo essere usciti da una di quelle 2 porte, visto che l'altra era bloccata. 50 e 50. E lo fallirò di sicuro. Vado a sinistra. Ok, la porta da cui era entrato e da cui non ho fatto uscire Eren poi. Hathor, cosa fai tu? Dallo scatolotto, continua a uscire fumo e si è smesso.
No, no, continua a uscire. Continua a uscire. C'è gente per terra? No, non ti sembra. Ok, allora... Boh, io ci provo. Provo a lanciare tipo un guiding bolt sullo scatolotto per vedere se riesco a distruggerlo in qualche modo. Ok, vai. Ok, vediamo. Guiding bolt! Ricordati, Fener, che poi hai il vantaggio sullo scatolotto se dovessi colpirlo. No, cazzo! Teoricamente lo freddi, non lo so. Aspetta. Non lo so. La CD di così è molto me. È fermo, è uno scatolo, quindi sì, lo prendi. Ok. Tira danno. 10 danni. Schifo. Infatti. Ok, prende fuoco. Adesso insieme al fumo velenoso esce anche del fumo nero, che è quello risultante dal... Col danno radiante? Sì, col danno radiante. Ok, però sta anche uscendo fumo? Sì, meno, perché qualsiasi cosa ci fosse all'interno sta bruciando, anche molto velocemente. Ok, vado verso l'uscita dove c'è meno gente. Adesso, ironicamente, è quella dove c'era la calca prima. Perfetto, vado lì e mi sfondo fuori. Ok. Cristeva e Davon, avete visto questa folla uscire di corsa dall'edificio e dopo un po' vedete anche Hathor che esce da solo. Comincia a uscire un fumo nero dalle finestre alte. C'è stato una specie di attentato dei nani. Erano due nani uno sopra l'altro. Ah! Fenax è uscito da qualche altra parte probabilmente. Hai notato che ci siamo allontanati 2 secondi ed è successo il pandemonio? Potete venire dentro a giocare Fenax? non vuoi che prima andiamo a prendere le armi? Se non puoi farla meno, prendila! Ok. Cioè, io vado, non mi ha detto che c'è del veleno. Infatti. Tanto a me le armi non mi servono. Porca miseria, io vado. Visto che è così urgente, ha parlato di attentato, si corre. Cioè. Eh sì. Ok. Fenax, prima tu. Questa porticina non porta subito all'esterno, porta in un lungo corridoio stretto e presto incappi in una guardia insanguinata a terra che ci metti alcuni secondi a realizzare che è effettivamente morta. Ok. Continuo. Continui in questo corridoio e ti accorgi che stai scendendo, come se avesse una leggera pendenza. E presto ti trovi davanti a un'altra porticina chiusa. Apro. L'apri e ti trovi davanti ad una scena piuttosto bizzarra. Ci sono altre 2 guardie della città morte in questa sala ottagonale. Al centro c'è Eren, che è stato liberato dalle catene ma rimane inginocchiato a terra ed è circondato da una mezza dozzina di nani, tutti in mezza armatura, che gli puntano le armi addosso. E nel momento in cui tu spalanchi la porta, alzano tutti lo sguardo verso di te. Oh, fuck! No, questo non è il bagno. E chiudo la porta! Prendetelo! E 2 nessinani corrono dietro a te. Io chiudo la porta! Io sono un grande corridore! Corro! Ok! Oh mio Dio! Fammi una athletics check. Vai! L'athletics, proprio. Athletics. L'ho un'azione bonus, o no? Non siamo in combattimento ancora. Ollada, per favore, dammi una mano! E mi lancio un ispirare addosso. Ok. Quindi hai un D8 in più? Sì, +1. Ok. Cos'è il mio athletics? +2! Perché ho fatto il level up! +2, sì. Più! Un D8! Corri! Corri, Fenax! Corri! Ok. Ah, sono qui! Vediamo che ci se la cavano questi nani. Nope! Hanno le gambe corte, non ti riescono a stare dietro. Fenax bercia ogni 2 secondi. Sono qui! Sono qui! Ok. Andiamo un attimo a vedere cosa succede con gli altri. Fuck, cliffhanger! Oh, Gesù. Lo sapevo che dovevo prendere le armi, lo sapevo! Spera che ce le abbiano le guardie, di così gliele puoi rubare. Tanto di guardie morte mi sa che ne troveremo. Anzi, facciamo una cosa, non vi lascio col cliffhanger così, dai. A poco andiamo ad Arak e Koraki, però prima voglio finire sta scena.
Io credo di uscire fuori dalla porticina. Aspetta, prima di quello. Fenax, questo corridoio è abbastanza buio, ma ha una sola direzione. Stai correndo quasi alla cieca verso la porta quando vedi una figura che si interpone tra te e la porta. Cos'è? Una figura umana. Meno male. E ti fa, abbassati. Fenax appena si è pensato si lancia in terra. E questa figura allunga una mano e un raggio di energia passa sopra di te e investe i due nani. Apparentemente assorbendo tutta l'umidità dal loro corpo. Vedi che la loro pelle si secca, diventa quasi mummificata e cominciano a tenersi la gola come se stessero soffocando. E quando sono quasi arrivati davanti a te, cadono stecchiti a terra. A che punto Fenax fa? E accende le luci. Bravo! E davanti a te, anzi sopra di te, sempre col suo libro di magie, col fiatone pesante e un sorriso nervoso sul volto, c'è Nisiotes che fa... Ci è mancato fuoco, eh? Ce ne sono altri 8 lì dentro, o di più! Ok. E ti scavalca e sfoglia le pagine di questo libro ancora avanti, spalanca la porta e rilancia lo stesso incantesimo su scala molto più grande. Porca puttana! Mi alzo in piedi intanto e gli vado dietro, lo seguo, guardando che diamine fa e brandendo il liuto. E se posso, Giulia? Sì? Gli lancio uno shatter su 3 di nani. Ok. Che la cardo! Oh no. Ok. Constitution saving throw. Ci sono anche Nisiotes e Eren. Cioè, no, aspetta, no. Miro! No, è qualsiasi creatura in un raggio di 10 piedi, quindi in un raggio di 3 metri. Ah, ma cavoli, ma no. Se era così non avrei mai lanciato una cosa del genere. Non posso mirare. No. Puoi mirare il punto di partenza. Quindi magari puoi evitare di prendere Nisiotes, però Eren lo prendi comunque. No, certo, di Eren frega poco. Cioè, no, ci rifletto, no, quello serve, importante, la regina mi sgozza. Non posso davvero in nessun modo metterli anche su un angolino? Prendere solo loro? Lanciandolo da un angolino puoi prendere al massimo un nano dei 4 rimasti. Che palle non avere altri incantesimi! Cloud of Daggers, quella è su 1,5 metri. Ok. Forchette, coltelli dei grandi banchetti di un ladra! A me! Ok. Mi piace questa immagine di... Non è solo pugnali, ma forchette, coltelli, cucchiaie. Sì, perché io l'ho rifatto in quel modo. Perché la Cloud of Daggers sono tutti coltelli dei grandi banchetti. Sì, c'è un coltello da macellaio, un coltello per il sushi, una cartella... Le bacchettine. Il coltellino da formaggio. Ah! Un mestolo. E quello miro su un bersaglio. Ok. E il Cloud of Daggers sono 4 di 4. Sì, 4 di 4. Su un tizio solo da centro, visto che è 1,5 metri. Ok, tiramela. 4d4, go! Boia! Vecchio! 15 danni! Alla faccia! 15 danni di Cloud of Daggers! Oh, che miseria! Insieme all'incantesimo prosciugante di Nisiotes fate abbastanza danni da, se non uccidere, almeno stendere tutti e 4 i nani. Erendir si alza in piedi e guarda e fa... Ci tenete proprio alla mia vita. Più che altro teniamo alla nostra. E non sei te quello rincorso da tutta sta gente. Rincorso? Sapete cos'erano venuti a fare? No, ma sai... No, spiegamelo su. A spiegartelo non è Erendir, ma Nisiotes. Chiude il libro e fa... Immagino fossero venuti a ucciderti. Bene, vuol dire che... Hai delle informazioni molto più importanti di quelle che credevamo. E lancia Sleep su Erendir. Yep, that's un crit 20. Erendir barcolla ma non si addormenta. Allora c'è Nisiotes che aggrotta la fronte, comincia a sogliare il libro. Erendir fa, forse dovresti smettere di giocare con la magia. E prende a correre in uno degli 8 corridoi. Lo vedo. Sì? Le rincorro. Aspetta! Mi fermo. Sai almeno dove stai andando? A morte certa, ma lo vogliamo lasciare andare via? Stiamo andando nel cuore della montagna, qua rischiamo di perderci. Meglio mandare qualcuno che sa almeno dove sta andando. Non preoccuparti comunque per lui. Non c'è uscita di qua. E così dicendo torna indietro. Tu sei
uno degli stranieri, giusto? Ti ho visto prima con la ragazza. Come ti chiami? Fenax, Fenax Velaryon, al suo servizio. Io sono Nesiotes. Ti porge una mano per stringerla. E la stringo. Apprendista mago e riluttante erede al trono. Ti sorride amareggiato, fa. Bello incantesimo prima. Mai visto niente del genere. Sorrido felice. Un po' di studio di queste arti arcane serve. Sì, ho trovato degli incantesimi meravigliosi, ma ci sono quelli che proprio non riesco... di cosa sto dicendo? Mettiamoci in salvo prima di discutere di queste cose. E uscite dalla porticina di nuovo nel tribunale, giusto per incontrare Davon, Kristeva e Hathor, che corrono verso di voi. Chissà dove cavolo si è finito nei guai questa volta, dove cavolo... Hello, guys! Oh! E vedete due guardie che corrono verso di voi e si avvicinano al principe e lui che scuote la mano come per dire sto bene, sto bene. Beh, alla prossima, Velaryon. Un onore, mio sire. Ti si addice. E si allontana in compagnia delle guardie verso l'uscita principale. E tutta la pacatezza di Fenax scoppia nel dire: oh mio Dio, cosa ho appena visto! Quel tizio tira cose mai viste prima! È spaventoso, è bellissimo, voglio imparare! Scusate, questa era la reazione di Silvia, non di Cristeva. Cristeva vorrebbe prenderlo a pappine. Hathor ha detto che eri in pericolo, c'è stato un attentato. Non mi sembri proprio nelle condizioni di una persona che ha appena subito. Puoi spiegare? Allora, Nani. Ma stai bene? Sì, sto bene. A parte il gas di prima, niente di più. Ah sì, quel coso verde che avete visto uscire è gas. Ci sono delle guardie che lo stanno tipo mettendo sotto un vaso capovolto per contenerlo. Praticamente, allora... È successo un bel casino. Sapete, i nani piccini ce ne stanno due in una persona. Quindi hanno fatto classica strategia, uno in spalla all'altro, e usciti poi dalle armature, lanciato questa granata. Si può definire granata, cioè questo esplosivo... Granata? Scusa, non capisco di cosa stai parlando. Questo marchingegno che emette gas. Bomba. La parola che stai cercando è bomba. Ok. Ok, non mi aiuti lo stesso, però va bene. Coso fumo. Da coso fumo. Ok, ora è chiaro. E il fumo era nauseabondo, ha fatto scappare tutta quanta la sala. Avete visto tutti questi ricconi fuggire. E la regina? La regina non ne ho la più pallida idea, ma se suo figlio è talmente tanto calmo e tranquillo, credo che lei sia salva. Nipote. Quello. Su, andiamo. Quello. Molto semplicemente... Invece di uscire, sono corso dentro, cercando di capire dove fossero andati a finire questi due nani che avevo visto uscire fuori dall'armatura di un soldato. E abbiamo seguito all'interno di questo corridoio. Mi hai seguiti? Io e il principe, almeno il principe è arrivato dopo che ha disperso con un potentissimo incantesimo l'intera area. Poi siamo andati in questo corridoio, quello in cui siamo adesso. In fondo qua c'è una sala in cui, a quanto sembra, si va verso la montagna. No, siete... Allora, voi siete sopra una montagna, sopra questo colle. Il corridoio va verso il basso, quindi entra dentro, sostanzialmente. Sì, e da qua si va dentro la montagna e quindi... Mentre dici da qua si va dentro la montagna, vedete alcune guardie che trascinano fuori i nani svenuti o morti, quelli che sono morti, e sono tutti rinsecchiti, sono tutti come mummificati. Ma... Uno è invece è morto infilzato da decine di coltelli. Di argenteria varia. Sì, quello l'ho fatto io. Quello l'ho fatto io. E la guardia che lo sta trascinando ti sorride e mostra, fa il thumbs up. Nice! Gli hai tirato addosso l'argenteria. Come dicono, un anno morto, un maio di 100.000 iridi, no? E gli sputa addosso. Oh, ok. Cioè, quei 100.000 iridi li posso avere? Non penso che parlasse sul serio, Fenax. Che palle. Ok, andiamocene da qua. Il principe è qualcosa di spettacolare. Conosce incantesimi veramente spaventosi. Sì, questi qua li vedete. Li ha fatti lui. Anche l'argenteria? No, l'argenteria l'ho fatta io. Già, perché non sono sorpresa. Ok, chiudiamo un attimo qua. Vediamo intanto cosa sta succedendo agli altri due. Meanwhile. In a galaxy far, far away.
Allora, Ilaria, Coracchi, eravate alla ricerca di un fabbro e Arak stavi cercando qualcosa dove comprare delle scarpe, giusto? Sì, gradirei un paio di scarpe. Vanno bene anche scarpe di tipo militare, non importa, basta che siano della mia misura. Ok. In questo quartiere non sembrano esserci tanti negozi, ma non avete difficoltà a trovare un fabbro, anche perché vi dà un indizio un'altra pinna di fumo che si alza in cielo e il rumore di una forgia. Un altro fabbro, perché da uno eravamo già stati. No, ok, ci eravate già stati. Sì, dovevate lasciargli la lavarda. Era molto dubbioso sul fatto di aggiustare qualcosa di così vecchio e rovinato a parer suo. Se ha tenuto lui la lavarda, rimango lì con lui per assicurarmi che non la rompa o faccia altro. Se la riesce a fare nei prossimi mezz'ora, nel senso. Ok, nel tempo che rimani con lui non sembra dedicarsi a riparare la lavarda. Allora niente, esco con Arak e gli dico tornerò domani mattina a prenderla. Ti pagherò bene, tu aggiustala al meglio che puoi. Ah! Io guardo Coracchi. Che tipo? Già, è uno che è proprio di poche parole. Meno parole di me. O meno parole di... boh, non lo so. Meno parole e basta, sì. Meno parole. Versi più che altro. Già. Vabbè. Per quanto riguarda le scarpe, questo fabbro aveva delle armature, c'erano anche alcuni sandali. Però c'erano sandali da soldati, cioè erano molto grandi e anche non adatti a sicuramente al fisico di Arak. Ci sarà qualcosa tipo per le reclute da qualcun altro, non lo so. Gironzolo. Possiamo dire, parlando di reclute, vedi questo gruppo di ragazzini che si allenano con delle spade di legno in questo cortile. Sembra a metà tra il gioco e l'allenamento. Avranno 11-13 anni. Ma è tipo un cortile privato oppure sembra una struttura tipo scuola? È una struttura tipo scuola. Ma è aperto, è più una piazzetta che un cortile. Ok, li osservo un po', ma non mi sembra il caso di chiedere a loro, in realtà. Cioè, ci farei una figura un po' strana. Questo lo dico sottovoce a Coracchi. Provaci comunque, tanto non ti conoscono. Non lo so se non mi conoscono in realtà. Se vuoi provo io. No, non è necessario. Se stanno tutti allenando, c'è qualcuno che è un po' magari in disparte, sta aspettando il suo turno, cose così. C'è quello che sembra essere un supervisore, un adulto che sta girando, correggendo la posa di questi ragazzini e ce ne sono due o tre seduti all'ombra che stanno chiacchierando. Ok, se si può entrare senza che nessuno si allerti, faccio qualche passo dentro senza nascondermi né niente, ovviamente. Cerco di capire se la cosa dà fastidio oppure se lo posso fare. Non hai il tuo disguise self adesso, vero? No, perché siamo lontani comunque dall'università. Mm-hmm. Perciò da quello che mi ha detto Cristeva nessuno mi ha riconosciuta, dunque. Ok. No, non ho disguise self in questo momento. E i ragazzini che li seduti ti guardano incuriositi, ma nessun altro sembra prestarti attenzione. Okay. Ah, tra l'altro di che razza sono? Sono umani, sono praticamente tutti umani. Alcuni di loro hanno le orecchie a punta, quindi sono mezzelfi, però sì, sono praticamente tutti umani. Va bene. L'istruttore ti nota dopo alcuni secondi, fa sì, ha bisogno di qualcosa? Mi scusi, mi stavo solo chiedendo se qui intorno ci sono posti dove si possono comprare calzature come quelle dei vostri, ci penso un attimo, allievi. Guarda i piedi dei ragazzi che hanno questi sandali, una specie di versione piccola dei sandali militari. Poi guarda i tuoi piedi nudi e fa posso dire cosa ho, ma questo non è un negozio, è una scuola. No, certo, infatti volevo solo sapere se c'era qui intorno, perché mi servirebbero un po' più resistenti di quelli che ho visto nel quartiere degli artigiani. Sì, sì, ok, fammi vedere. Grazie. Vuoi continuare ad allenarvi? Posso pagare, eh? I ragazzini che avevano smesso di usare le spadine per guardarti stanno subito sull'attenti. Mm-hmm. Io gli ho gridato dietro, cioè non è che gli ho gridato dietro in modo sguaiato, cioè gli ho detto anche posso pagarla. Ok. Cioè, non che sembrava che fossi lì a beggare cose. Effettivamente ho un po' di soldi adesso, posso. Oh! Mentre lui non c'è, io guardo i ragazzini che si allenano per capire se c'è qualcosa di familiare, non so, volti familiari piuttosto che anche quello che fanno, se è familiare, perché io effettivamente non so che cosa facevo prima.
magari ero anche una recluta, no? Perciò li osservo per capire se i loro movimenti mi ricordano qualcosa oppure se proprio nada, o il loro aspetto, appunto. Non sono familiari, da questo ti posso dire. Ok. E anche il contesto ti sembra abbastanza alieno, non è familiare, minimamente. Sento che non sarei in grado di muovermi come loro, insomma. No, nonostante siano bambini e sono abbastanza abili con la spada. Mm-hmm. Ok. C'è un ragazzino che ti si sta avvicinando da dietro, con la mano tesa come da volerti toccare le corna. Ok, mi giro per guardarlo e un po' sorpresa, non so come dire, inarco le sopracciglia. Io non capisco se lo fa perché non ha mai visto delle corna in vita sua, cosa che mi sembra strana, o per altro motivo. No, quando ti giri sobbalza e corre ridendo dagli amici da qui a prima. Sembrava essere uno scherzo o una cosa del genere. Anche okay, li guardo e gli faccio l'occhiolino. Ridono e poi uno ti fa una linguaccia. Allora, tu me l'avevi messo già in scheda, taumaturgia, perché è una mia cosa razziale, però mi sa che devo comunque fare un tiro di anamnesis se voglio ricordarlo. Esatto. Cioè, quello è già nella tua lista, però Arak deve ricordarselo. Mm-hmm. Cioè, taumaturgia praticamente era quello che ti faceva fare i trucchetti stupidi, giusto? Sostanzialmente. Quello è prestidigitation, però non ce l'hai prestidigitation. No, infatti, però è l'equivalente, diciamo. Sì. Taumaturgy fai push. Perché io sto scrivendo cazzate? Figliola, perché scrivi cazzate sul... a voglia. Sono così abituata a tirare per la Wild Magic che stavo già tirando per la Wild Magic. Vabbè, te lo conto, dai. Puoi tenermi quello di prima se vuoi. Va bene. Ok, con 86, ottimo. Ottimo effetto voluto. Ok. Ti rifaccio il D100 per la Wild Magic. Yes. Tra l'altro l'ho fatto senza neanche pensarci, diciamo. Ah. Cioè non ho pensato agli effetti che avrebbe potuto avere. Sì, ma cosa vuoi fare? Oh, che schifo. Allora, di questi qui, volevo... Eccolo qua. Volevo vedere se c'era quello del suono, sì. Allora, la mia idea era che da dove ci sono i ragazzini, più o meno da quel punto lì, loro sentono questo sussurro che li prende in giro. Li prende in giro in modo scherzoso, però, esatto. E vedi che si mettono a urlare e si alzano in piedi di botto, correndo in giro, proprio mentre l'insegnante sta uscendo dalla scuola. Fa: se avete l'energia per correre, prendete un bastone e ricominciate ad allenarvi. Ha in mano due paia di questi sandali e fa: tieni, provati questi. Io dopo aver lanciato un'occhiata tipo wow a Koraki, perché non immaginavo che lo scherzo andasse così bene, sì, me li provo. Comunque, quando hai lanciato l'incantesimo, un po' per il sentirti bene che perché ti è andato bene, ma ti senti anche più fresca e riposata. Ah, ok. Adesso guardo cosa mi avrei scritto in privato. Ah, ok. Ma guarda, se sono due, non sto neanche a tirare, perché mi mancavano due hit point, perciò sono i due base dei dadi. Sì, va bene. Non sto neanche a tirare. Gracias, ok. Fico. Molto fico. E, i sandali come mi stanno? Ti stanno abbastanza bene. Sono comodi, sono cosi. Non sono comodissimi, sono pur sempre dei pseudomilitari, però sono abbastanza robusti. Ok. Beh, vabbè, oddio, immagino che siano fatti comunque per marciare piuttosto che per combattere. Camminare tanto. Sì, esatto, per marciare, per combattere, per essere resistenti su qualsiasi tipo di terreno. Perfetto. Beh sì, magari poi gli darò un'ammorbidita in qualche modo. Beh, mi guardo l'istruttore. Gli sorrido e gli dico: vi ringrazio, quanto vi devo. Ah, non preoccuparti. Come ho detto, non siamo un negozio. Solo... sono un po' curioso, però. Cosa pensi di farne gli sandali militari? Beh, ho una mezza idea di perlomeno cercare di entrare nella gilda dei cacciatori. E ho pensato che delle calzature come queste sarebbero state ottime. Alcuni dei bambini ti guardano con gli occhi spalancati e dicono: oh! Ah, buona fortuna, allora. Con che tono me l'ha detto? Un po' condiscendente, come quando un bambino ti dice che vuole diventare un pilota di astronavi. Ok, non replico, alzo le spalle e gli dico: beh, grazie. Comunque mi ha fatto un buon augurio, dunque lo ringrazio. Ti saluta con la mano e poi si volta verso gli studenti qua. Allora, ricominciamo? Io mi allontano e se quelli a cui ho fatto lo scherzetto del suono mi stanno guardando, gli faccio di nuovo l'occhiolino e me ne vado. No, sono andati ad allenarsi adesso. Ok. No, niente, torno sgambettando da Koraki. Ok.
hai finito con le compere, hai bisogno di qualcos'altro? Non li hai neanche pagati! Guarda, sono belli! Meno allora, dai! Già! Sono carini, sono comodi almeno. Ti dico quello che è stato detto prima, ovvero guarda, sono ancora un po' duri, magari dopo vediamo se riusciamo a darci una ammorbidita. Che ore sono più o meno? È già passato il tramonto? No, è ancora fine pomeriggio. Ok. Cosa avete di percezione passiva? 10. Dovrebbe essere 9. Ok. Anche se la perception non è tanto alta. Comunque, cominciate a vedere del fumo nero, abbastanza spesso, alzarsi dal centro della città, dalla cima del colle su quale c'è il quartiere centrale, il quartiere del Palazzo Reale. Ok. Lisa, guarda, chi non sa che lì c'è anche il... gruppo. Oh sì? No, non lo sa che lì c'è il gruppo. Per voi sono andati alla caserma. Però sappiamo che è il tribunale. Sì, sapeva che c'è lì il tribunale. Ok, credo che possa fare il collegamento che... ok, c'è qualcosa che sta succedendo al tribunale, forse conviene andare direttamente lì. Sì, perché non sai che i tuoi compagni sono lì. No, però se comunque ci devo andare dopo, quindi al massimo mi raggiungo là dopo. Ok. Io dico, ok, quello non sono stata io però. No, infatti, su quello non c'è alcun dubbio. Possiamo provare ad andare, tanto dobbiamo andare comunque lì per incontrare gli altri dopo. Diamo un'occhiata e li aspettiamo là. Ok. Ok. Vi avvicinate al cancello della strada che porta su per questa montagna e venite fermati da due guardie che fa... Chi siete? Cosa volete nella città dell'interno? Dobbiamo testimoniare al tribunale tra poco, credo. Vi chiameranno i soldati? Avete una scorta? No, perché i miei altri compagni sono in un altro posto. Probabilmente sono andati a prendere loro. O andranno a prendere loro, solo che non volevamo tornare fino in caserma. Sai, siamo stanchi oggi, abbiamo fatto tante cose. Guardate, senza un permesso o un bagnatore non posso farvi passare. Specialmente in quanto la situazione sembra abbastanza delicata, adesso. E si gira verso il fumo. Cosa... Non lo sappiamo ancora. C'è qualche modo per capirlo da lontano, non lo so. No, ti guarda in modo strano. Ascoltate... Potete stare qui, ok? Quando arrivano i vostri compagni, li raggiungete. E vi indica alcune panche dove sedervi. Perché questa è l'unica strada, giusto? L'unico ingresso alla cittadella, sì. Allora sì, conviene aspettarli qua. A meno che... No, non dovrebbero aspettarci là, in caserma. E non sappiamo se sono ancora lì, in effetti. Lo dico ad alta voce. Magari sono già tornati in caserma. Però non abbiamo fatto così tardi, insomma. Cioè... Per quanto ancora chissà, loro sono in caserma. Perché doveva essere la sera, o almeno si ricorda così lui, quindi non ha ragione di tornare fino in caserma a farsi tutta quella strada. Ok. Ok, va bene, allora aspettiamo lì. Io non so niente di tutto questo, perciò accetto. Ok. Oddio, lo so. No, in realtà lo so, sì, io lo so. Confermo. Ok. Voi quattro, invece, dopo che avete recuperato le vostre armi, siete tornati all'esterno del palazzo. Cosa fate? Io tornerei a cercare Coraki in caserma. Il principe ha detto che da lì non ci sono più problemi, nel senso manderanno altri a cercarli, a cercarlo, ma non c'è via di fuga, quindi mi fido delle sue parole, sa, sicuramente meglio di noi. Torniamo alla caserma? Sì. Anche perché penso che ci sarà molto da parlare, più lontano possibile da orecchi indiscreti. A voce bassa, chiaramente. Sì, comunque... Torniamo indietro. Ah, comunque, ottimo lavoro, Cristeva. Credo che sei stata parecchio convincente. Era la verità, dopo tutto. Però che tensione! Giulia, sì. Ma io lo sapevo che c'era un incantesimo? No, l'avresti saputo se avessi provato a mentire. Ok. E niente, torniamo indietro, riprendiamo... Riprendiamo le nostre cose. Torniamo alla caserma. Ci sono lì ancora tutte le nostre armamentari. Ah, ho detto che le avete già recuperate. Ah, ok. Sì, ok. Oh. Ah già, adesso dobbiamo farcela a piedi, vero? Ovvio. Dannazione. Perché a piedi? E perché siamo arrivati a cavallo. Però eravamo con la tizia numero... Ho perso il conto di palo in culo. Quelli sono santi. È una foresta intera. Cioè, questa città è... accogliente. Cristeva, i tempi comici. Stai andando fuori tempo. Stop. Andiamo avanti. Non ho capito una bega. No, neanch'io. I'm confused. I am confusion. Vai. Objection! Vabbè, andiamo. Ok.
Scarpiniamo. Torniamo, sì. Ok, lentamente percorrete questo sentiero, certo che in discesa è molto più facile che in salita, e ritornate davanti al cancello, e al cancello trovate, seduti su una panca, Koraki e Arak. Arak e Arak, vi aspettavate di incontrare il resto del gruppo che arrivava dalla direzione opposta. Cosa ci fate tornando da lì? Cosa avete fatto nella cittadella? In caserma, ora. Ok, calmo. Dopo, non qui. Sono io a dire calmo a te, è una cosa strana. Questo è assolutamente vero. È vero? Ma ne possiamo parlare dopo? Ok. Scusate, c'è una delle due guardie del cancello che fa. Venite dal palazzo, riuscite a spiegarmi che cos'è la colonna di fumo che abbiamo visto? Non siete ancora stati allertati? Ah, no? Attentato! Scusa? Phoenix! Vado lì piano, gli parlo piano senza che la gente intorno mi senta. C'è stata un'intrusione, ci sono stati due nani che si fingevano una guardia. Ator! Però la situazione è sotto controllo adesso. La guardia ti guarda sconvolta, fa. Mi stai prendendo in giro? Questo è l'unico ingresso alla città, state dicendo che abbiamo fatto entrare lì. La situazione è sotto controllo al momento. Ator, non sappiamo quanto potevamo dire. Farò finta di non aver sentito. Aspetterò il rapporto ufficiale del capitano. Ecco, buona idea. Esatto, buona idea. Gli afferro e cerco di trascinare via. Andatevene! Andiamo. Cristeva, che cavolo vuoi? Non potete andare in giro a rivelare questo tipo di informazioni. Vabbè. Era una guardia. Non sappiamo... Vabbè, andiamo. Non aveva la faccia da... Ator. Non abbiamo idea della loro catena di comando. Possiamo aver appena fatto un casino. Già. Cosa? No, spiegatemelo. Ditemi dov'è il casino in questo. Cosa succede se la corte voleva insabbiare tutto? Mi dispiace per loro, ma non esamineranno proprio un corno. Già, il problema è che se avessero voluto insabbiare tutti, adesso c'è qualcuno che sa qualcosa. E se risalgono a noi e la cosa non gli va bene? Ce ne faremo una cazzo di ragione! Ma a te ti piace vivere? Oppure ti piace lanciarti così a culo in tutte le situazioni più... E si allontana. Cristeva. È incazzata. Cristeva. Questa è l'unica volta che sono d'accordo con Phoenix. Non puoi insabbiare una cosa del genere. Un attentato è una cosa abbastanza seria. Non me ne frega niente di cosa pensino loro. Non voglio che vengano a cercare noi. Non potete neanche gettare nel panico le persone. Perciò... È una guardia! Non importa. Ascolta, non eravate gli unici che erano lì. Siete d'accordo che siamo usciti da una posizione scomoda e Cristeva vi sta facendo notare che non sarebbe il caso di porcene un'altra? Ora, siccome abbiamo cose più importanti a cui pensare, direi che non è il caso di aumentarne il peso. Ma perlomeno questa udienza, questa cosa c'è stata oppure è successo tutto prima che voi poteste testimoniare? No, c'è stato tutto quanto. Volevamo parlarne. Ne parleremo in un posto più tranquillo, come è stato suggerito giustamente da Phoenix. Sì. No, ok, era per dire, quando intendete che la cosa è... Siamo usciti da una situazione difficile, dite che comunque, cioè, è andato tutto bene. Sì, ne parliamo... Sì. Sì. Grazie. Ok. Giusto per chiudere, ultima roba, per una volta sono d'accordo con Koraki, le voci circolano, in ogni caso. Andiamo alla caserma. Ma prima di fare determinate cose, o dire determinate cose, concordiamole, visto che ormai siamo un gruppo. Ora, in questo caso, nel momento in cui siamo di fronte a una cosa così improvvisa, cerchiamo di dire il meno possibile. Già, cos'era successo a profilo basso? Poi, che la voce circoli o meno, a noi interessa, relativamente. L'importante è che non ci comporti dei problemi. Siamo d'accordo? Sì. Per quanto riguarda profilo basso, siamo andati nel mezzo di una corte del Tribunale Centrale, al cospetto della regina in persona. Mi spiace, ma profilo basso è andato a puttane da già da un po'. Phoenix, noi non eravamo nessuno. Eravamo lì per testimoniare. Il giorno dopo si sarebbero già dimenticati di noi. Era una faccenda chiusa. Beh, il principe non si scorderà sicuramente la mia faccia. Quello è successo dopo. Andiamo via. Ok. Tornate alla caserma appena in tempo per l'allestimento del banchetto serale, per la cena. Quindi se volete potete portare un po' di frutta e carne in camera. Come sempre. Mm-hmm. Oh yes. Direi di proprio di sì, quanto più possibile. Ancora tanta frutta come l'altra volta. Sì, esatto.
Oh beh, se c'è qualche coscia di pollo io me la prendo, eh. C'è, c'è. Ok. Sono polli arrosto interi. Perfetto. Oh, a sto giro c'è la carne, bene. Mi abboffo. È domenica. Cazzo, ho fame adesso. Allora me la prendo polli interi, uno per una zampa, uno per l'altro, in entrambe le mani. Quattro polli fritti e una coca. No, aspetta. Senti i peli sulla nuca che ti si rizzano e vedi diversi soldati che ti guardano male. Buon appetito. Mi salgo in casa. Senti uno istinto omicida mentre te ne vai. Uomo dei due polli. Ah, non me ne curo, semplicemente. Ok. Non ho capito, ma ok. L'hanno guardato male perché si è fregato due polli interi dal banchetto. Ah, questo è... vabbè. Semplicemente Davo doesn't give a shit. Ovviamente. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Esatto. Io vado a farmi un bagno, poi vado in camera. Fuck this shit, I'm out. Ok, la vasca non è vuota come l'ultima volta. La sera ci sono diversi soldati. Bing Ross. Mi fermo pensando al simbolo. Cazzo, che palle. Niente, mi lavo domattina e vado in camera. Ok, siete nella vostra solita camerata, apparentemente lontano da orecchie indiscrete. Qualcuno vuole un altro intero? Questo qua è mio. Io un pezzo, ma le forchette non ce n'è. Io prendo un'ala. Prendo un'altra ala. Ma non puoi evocarle, le forchette? Ne ho visto uno... Avevi detto che era opera tua, quello di prima, no? Tipo veramente... Dai, Fenax! Cosa? Buon appetito! E mi fiondo su una coscia. Ma ti stai fondando sulla coscia del pollo che sto reggendo io o una tua? Perché se la sto tenendo in alto vuol dire che salti a prenderla. No. Saltami a scimmia ammaestrata. Sulla coscia di Fenax, guarda, proprio così. Ora mordere la coscia di Fenax, proprio. No! Omicida! No, cannibale. Cannibale, esatto. Sei il lato cannibale di Hathor. No, vi piglio qualcosa e magno. È altro che divinità dei raccolti, eccetera, qui, eh. Raccolte di vite umane. Ehi! Esatto. E magari una notte sogno che ero vegetariano prima di perdere la memoria e vabbè. Sarebbe un duro colpo. Io taglio tutto quanto per benino, mangiando per bene con la tovaglina. Però posso dire una cosa? Vai. È una gag sprecata che Fenax non lanci Cloud of Dagger ogni singola volta che deve mangiare giusto per avere le posate. Perché è un incantesimo di livello 2 Cloud of Daggers, non si tira così. Quando sono a livello 20. Potrebbe essere un meme Cloud of Dagger per mangiare. Ma il tuo orgoglio. Esatto. Beh, che dire, Arak e Kurak, il processo è andato bene, si può definire? Cioè, noi non ci abbiamo rimesso niente, la regina ha fatto le domande che si è risposto brillantemente e su quello siamo a posto. Sì, è stato un po' il post che... Aspetta, ma com'è finito il processo? E hanno condannato Eren a morte, però... All'inizio. All'inizio, però gli tocca tenerlo in vita perché a quanto pare ha informazioni molto preziose. Ok. Cosa confermata da quello che è successo dopo. E lo hanno condannato a, diciamo, alla cancellazione dall'esistenza, praticamente. Alla che? No, messo giù così sembra che lo vogliono ammazzare. No, sostanzialmente, diciamo che è una versione senza magia di quello che è successo a noi. Aspetta, che? Però al contrario. Oh sì, al contrario. Praticamente distruggeranno qualsiasi tipo di documento che riporti la sua esistenza. Sarà proibito nominarlo. Sarà come se lui non fosse mai esistito. Ok, ma lui saprà chi è, giusto? Per il poco tempo che gli resta, sì. Non credo che lo terranno in vita dopo che avrà esaurito la sua funzione, la sua utilità. In realtà penso che l'unico motivo per cui l'abbiano tenuto in vita adesso è appunto che gli serve. Mm-hmm. E voi cosa c'entrate dunque con questa cosa? C'entrate ancora qualcosa? No, non dovremmo. Allora, banalmente un corno. Finito il processo, la sala comincia a svuotarsi, noi usciamo,
E a quel punto mi ricordo che stamattina ci hanno quasi accusato che le nostre scelte avevano sbranato come i cavalli, ok? Mi segui fin qui, Adak? Sì, sì, ero presente. E semplicemente chiedo, beh, torno indietro insieme a Hathor e proviamo a parlarne con Diamandis per avvisarlo di questa cosa. Diamandis, tu lo sai chi è, vero? No. Non te l'abbiamo parlato, è uno dei capitani. Anzi, per la precisione, okay. Diamandis dovrebbe essere il capo della guardia, se non sbaglio. A quanto pare ce n'è più di uno, però. Sì. Ah, e dobbiamo anche lasciare la caserma, non possiamo restare qua. Ah, ok. Subito? Abbiamo ancora una notte, poi domani mattina faremo armi e bagagli. Ok. E torniamo in dentro, e quando io rientro insieme a Hathor, con la folla che sta ancora uscendo, una guardia altrimenti si divide a metà. Sì, nel senso, è come te ti togli l'armatura di sopra, e dall'armatura di sopra, facendola cadere, invece di esserci il busto del soldato, esce altrimenti un nano, ok? Cazzo, Fenix, pensavo che qualcuno l'avesse tagliato in due. Dammi un secondo, spiego tutto, ok? Stavo già immaginando fiumi di sangue in quel posto che sarà stato fichissimo e ricchissimo. Ti guarda stranissimo, Fenix. Beh, io pensavo fosse un incantesimo all'inizio, tipo un tizio tagliato a metà dal nulla. Mi guardo entrambe. Non ti sai spiegare. Non mi date il tempo. Vabbè, ok, questo tizio allora era un tizio intero, poi in realtà erano due nani, molto chiaro. Due nani. Quello lì sopra ha preso, c'è una specie di affare, una scatoletta con una miccia. Accesa, appena la miccia è finita, un enorme gas verde ha inondato l'intera stanza. Era velenoso. Wow. È schifo. E l'intera folla si è accalcata sulla stessa uscita e non riuscivano più a uscire. Io invece di tornare indietro ho provato a inseguirli, vediamo un pochino dove portavano, cosa volevano fare. Sono andato oltre a questa coltre di veleno e ho trovato l'erede al trono, il principe. Il quale, con un grosso libro di incantesimi, ha spazzato via l'intera... come si chiama? Nube. Grazie. L'intera nube. Prego. È stata una lunga giornata. E poi ha letteralmente fatto... scemi, non c'è una sola uscita, ce ne sono altre! E la gente ha cominciato a capire dove dover uscire. E a quel punto io mi ricordo che i nani erano scappati in un corridoio preciso. Ho provato a inseguirli e li ho trovati... dove hanno portato Eren. Le guardie sono state uccise tutte quante, c'erano una dozzia di nani che circondavano Eren. E ho spalancato la porta e ce li ho trovati tutti quanti che mi hanno puntato le armi contro e sono corso come un coniglio. Il principe mi ha salvato, letteralmente. Quel ragazzo sa fare molto bene con l'incantesimo e con la magia. Ha fatto letteralmente come se ti togliesse tutte le forze vitali, come un risucchio. Ok, chi vuole fare un tiro di arcana per riconoscere l'incantesimo? Io, anch'io. Se posso lo faccio anch'io. Ok. La mia arcana è altina, eh? Crying Davon. Allora io e Ato ci guardiamo mentre mangiamo il pollo, probabilmente. Lotto. Yatta. Ok, entrambe non sapete di preciso quale incantesimo è? Ma dell'iscrizione sembra decisamente un incantesimo di necromanzia. Ok. Ho salvato la vita. Ho ucciso tutti quanti in anni da solo. Io ho appena stecchito uno. E quindi ha fatti fuori 8 con un colpo solo. Hai detto che aveva un libro. Sì, aveva un libro. In cui letteralmente sfogliava paginate e lanciava incantesimi. Potresti descriverlo? Di quello che ho visto, Giulia, com'era... Diciamo che non l'hai osservato. Ok. Era un libro, cioè non una pergamena, cioè era rilegato proprio. Però non hai visto né se era particolarmente decorato, non hai fatto un tiro in quel momento, quindi non ci hai prestato attenzione. Ti ripeto questo. E scusa la parte del tiro. Mm-hmm. Un libro ce l'ho anche io, in realtà. Come, scusa? Un libro ce l'ho anche io, gli incantesimi che conosco è perché ho questo libro degli inni a Estia. Anche io ho i vicini della musica, cioè ci disegno, ma non importa chi vada a rileggerli. Lui apriva il libro, leggeva e lanciava. Oh. No, dubbio in off, Giulia, perché non so ancora se sia rilevante o meno. Perché tu quando avevi detto che eravamo andati in biblioteca... Sì? Avevi calcato sul fatto che i libri erano rari. Ok, questo qua è vero, il principe magari ce l'ha, però... Sì. E
Hai detto che era soprattutto pergamene, no? Era per questo che era più o meno interessante. Sì, rotoli, non pergamene. Sì, sì, scusa, rotoli. Questo invece è un libro rilegato, sì, sì. Uh-huh. Tu, Hathor, quando lanci i tuoi incantesimi, non riapri il libro e li lanci. No. Non avevo capito questo dettaglio. Non ti affogare quel pollo, cioè... Ho fame. Vabbè, dai, lo dico anche ai nonni, effettivamente. No, niente, ero curiosa perché... Non ne ho visti tanti di libri, nemmeno in biblioteca, però è anche vero che lui è il nipote della regina, quindi... L'ho visto... Sono molto contento di esserlo. Però sembra un tipo a posto. Potrei quasi fidarmi. E mi ha salvato la vita, quindi... Sicuramente se fossi stato solamente un intralcio, cioè... Se fossi stato inutile ai suoi occhi, sarei morto insieme ai nani nello stesso istante. Un bersaglio in più, non credo. Sarebbe stato un problema per lui. Non è esattamente un... Cioè, lo capisci, vero, che prima hai detto che sembra qualcuno di cui ti puoi fidare e poi se hai fatto visita del genere mi lasci un po' perplessa? Cioè, mi posso fidare, almeno un pochino, perché lui letteralmente non mi ha ucciso sul colpo. Immagino che sia perché il nipote della regina deve dare il buon esempio e tutte queste cose, no? Beh, guardandolo come stava al trono... A osservare i vari testimoni chiamati al processo non mi sembra uno che desse il buon esempio. Magari in quel momento non pensava di essere notato davanti a tutta quanta la corte. Ma non era lui che stava facendo qualcosa di attivo in questo momento? Sì. I principi devono avere un minimo di decoro, really? E un minimo di, come si può dire, immagine. È per questo che ci stressi con la storia delle posate. Anche perché, guardando molto male la coppia del pollo, si mangia con le mani. Ma è più buono con le mani. Tu eri un principe molto atipico. Beh, sì. Nel momento in cui mi sta guardando, che sto mangiando il pollo, lo guardo. Poi tipo glielo porgo dopo che ho, diciamo, mezzo mangiucchiato, insomma. grazie, Davon. Dopo. Chi se lo vuole con la bocca piena? Cristeva, ti sento, sai, vero? Lo so, l'ho fatto apposta. A spallucce e ricomincia a mangiare. Beh, la cosa è molto semplice, è così. Nel senso, se sei davanti alla corte, sei una persona talmente tanto importante, non ti fai vedere annoiato, che non presta attenzione, dovresti essere preciso, composto, capito? Però... No, boh, non so come funziona tra questo tipo di persone, però beh, se era annoiato forse si è comportato poi così con te perché, beh, il brivido dell'avventura, rischiare la propria vita, wow. Ancora chi ride? Una scossa, insomma, a un'esistenza tristemente ricca. Poverino. Sento del sarcasmo le tue parole. No, cosa te lo fa dire? No, beh, ma... Fenax era molto brava a tenere alle apparenze. Che senso? Non lo so. Perché? Aspetta, ti è venuto in mente? Appoggio l'osso di pollo che ho ripulito. In realtà non so perché l'ho detto. Tiro fuori la frusta, però nascosto. Guarda quella frusta! No, la frusta non è cambiata. Ok. Poi, comunque, Arak, ognuno di noi, parlando di principi, se si può definire principi, nel senso, poi ognuno è una persona comune come tutte le altre, ma davanti a determinate persone deve essere in un modo. Beh, ma noi non conosciamo Nesiotes. Beh, lo so, ma sto facendo solamente supposizioni, non mi prendere ogni parola che faccio io come verità e solo io. Beh, ma tu sei la cosa più simile a un principe che abbiamo, no? Sì, però... Però magari non tutti ragionano come te, o magari qui non funzionano allo stesso modo, oppure non lo so. Che ne so, perché sto parlando di principi? A me manco interessano questi argomenti. Mi interessa che ci buttano fuori da qui, e questo è un problema. E dove cavolo andiamo? Vabbè. Cerchiamo un altro posto. Abbiamo un po' di soldi, possiamo pagarci una locanda. Ma per quanto? Cioè, o troviamo un modo di guadagnare in modo fisso, oppure... Io preferirei andarmene da questa città, se devo essere sincero. No, sono d'accordo. Vi ricordate dove stava Rusa? Deve stare in una locanda qua intorno. Fuori dalle mura. Sì, nei campi. Fuori dalle mura interna. Esatto. Penso che abbia una casa. Aveva detto qualcosa del genere.
Fai conto che ci sono almeno due cerchi di mura, se ricordo bene. Il primo è la città interna e quello esterno sono tutte le fattorie che sono fuori dalla città, ma comunque sono all'interno di Petra. Proviamo a chiedere a lui. Io non approfitterei ancora della gentilezza di Rusa. Non della sua gentilezza, ma almeno possiamo chiedere se conosce qualche locanda non troppo costosa, diciamo, che può ospitarci per un po'. Credo che non importi, Rusa. Vero anche questo? No, in realtà ci hanno dato alcuni posti dove trovare le locande e anche più o meno quanto potrebbe costare una notte. Cioè, c'è già stato detto da Dimandes. Concorderei comunque di andare a parlare con Rusa, perché è l'unico che ha più o meno idea della nostra situazione, quindi può darci qualche consiglio. Però c'è un problema, anzi, il nostro problema ha un nome. E mi volto verso Arak. Per raggiungere la seconda cinta muraria bisogna passare il controllo delle guardie. E noi ancora non sappiamo se questo può essere un problema per te. Immagino che prima o poi dovrò passarlo uno di questi controlli, che io voglia uscire da questa città o che io voglia muovermi in questa città. Perciò, a meno che non conosciate un altro metodo per scoprire se sono un problema, al massimo posso andare da sola. Cioè, non associata a voi, in modo tale che se c'è qualche problema non verrete coinvolti. No. Non mi sembra il caso. Ma che io solitamente sono contrario a questa cosa. Troviamo un modo per nasconderti, per portarti fuori. Anche? Pensate che Bled non si potrebbe aiutare? Forse ha qualche artefatto che potrebbe far capire se lei, non lo so, se è esiliato, se ha qualche caratteristica che la farebbe risultare dalla sfera. Però lui fa soltanto quelle buste a sorpresa, perciò bisognerebbe avere un sacco di fortuna per trovare una cosa così specifica. Forse c'è qualcun altro in città che... Magari ne ha una in sua possessione. Sì, però spero che vi rendiate conto che qualunque di questi corso d'azione non è sicuramente legale. Vabbè. Lo so, è quello che mi fa titubare. Se fosse possibile aggirare i controlli anche solo passando per la spiaggia, ma non... Avete visto che la parte di spiaggia, cioè non c'è una vera e propria spiaggia, c'è una scogliera e c'è il mare in tempesta subito dopo, quindi la possibilità c'è, è molto pericoloso. Non ne vale la pena. Vale la pena la sua vita però? Dobbiamo rifletterci su. Come? Non sai cosa potrebbero farle se scoprono chi è. No, dico, non vale la pena fare il giro, troppo pericoloso dalla spiaggia, dal mare. Se è l'unico modo... Beh, voi potreste passare dalla parte normale e io posso fare il giro, però lo farò solo se avrò la certezza che effettivamente dall'altra parte c'è qualcosa per me. Aspetta, possiamo provare a dare un'occhiata ai cancelli e vedere se sia possibile in qualche modo passare, magari con un sotterfugio o quella magia. Ragazzi, però stiamo comunque procrastinando una cosa che prima o poi verrà fuori. Ovvero? Cioè, se sono... Vuoi fare il botto? Vuoi provare davvero? E beh, a un certo punto verrà fuori e Mepnos è stato abbastanza chiaro nel dirmi che quando sono mascherata da umana comunque è impossibile capire che sto usando un mascheramento, perciò anche quello non è un metodo che ritengo efficace ormai, soprattutto se si parla di passare dei controlli. Cioè, può andare bene passare per strada con persone che probabilmente non sanno utilizzare la magia in questo modo. Però passare da un controllo è una cosa diversa. Probabilmente potrei tentare qualunque tipo di magia, ma avranno qualcosa, credo. Non lo sappiamo finché non guardiamo. Ma certo, possiamo sempre andare a fare quattro passi. Giulia, io posso provare a sfogliare il libro per vedere se trovo qualcosa che mi penso possa essere utile? Ok, possiamo fare un tiro per un rituale. Un rituale? Sì, alla fine nel tuo libro sono scritti sia rituale che incantesimi. In questo momento non stai cercando di tirare un incantesimo, stai vedendo se c'è qualcosa che vuoi fare. Ok. Identify! Eh? Niente! We need an identify! What? Ah, sto dicendo fuori di game! No, io volevo fare un'altra cosa, però non penso che... Oh, al diavolo! E cercare invece di provare a ricordare un incantesimo che penso potrei... Cioè, un qualcosa che possa aiutare, che ne so, a... nascondersi, non lo so, qualcosa. Affidarsi un po' ai ricordi, visto che non trovo niente. Non riesco neanche a leggerlo, sto stupido coso. Tu puoi ricordare incantesimi fino a quale livello? 3. Sì, ce ne sono un po'. Però fammi un tiro di analysis. Ok. Allora, sì, era un dado da 100, giusto? Yes, una percentuale. Primo tiro di analysis, gente.
col nuovo sistema, col nuovo metodo. Do it. Dai. Nope. 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 I dadi ce l'hanno con me stasera. Ok, direi che Cristeva è un po' frustrata. Oggi gli sta andando tutto storto. A proposito di frustrazione, la frusta. Questa era orribile. questa me l'hai messa su un piatto d'argento perché volevo arrivare lì. A proposito di frustrazione. Adesso Cristeva prende la frusta e la usa su di te. Cos'era successo prima? In che senso? Quando hai lanciato per terra la frusta? Non riesco a ricordare un tubo. Ero un po' frustrata, come l'hai detto tu. Ok, battuta a parte. Io ricordo ancora tutto quello che ho sognato. E quindi? No, niente, vabbè, ok. Volevo solo cercare di capire cosa fosse successo. Punto, tutto qua. Succede che non me ne va bene una oggi. Arthur, tu hai visto che la frusta è come se fosse ricresciuta. E poi lei l'ha buttata a terra. Sì. Sì, sì, certo. Nel mentre io ho finito di disegnare la faccia di Davon e te lo porgo il disegno. Ok. Davon che ha ancora effettivamente le mani, diciamo... Punte! Sì, sì, ho capito. Te lo arrotolo, te lo metto vicino al letto. Grazie. Però nel frattempo... Qualche problema? Dopo lo guarderò. No, nessun problema. Ora, visto che ci sono tante questioni in ballo, vogliamo partire con ordine? Sì, volete passare i controlli, eccetera, ma vi siete già scordati di chi ha cercato di eliminare Arak? Se per questo anche di chi ha cercato di metterci nei casini. Io partirei da lì. E poi mi pare che dovessimo comunque andare... alla biblioteca! Lo stavo per dire, esattamente. Quindi, intanto cerchiamo un posto dove stare, che sia anche momentaneo e non troppo dispendioso. Sì, sì, certo. Poi, valutare eventualmente anche qualche altro lavoro alla Gilda. Come giustamente ha detto Arak, non possiamo campare di aria. Terza cosa, Melepnos può essere comunque utile farci una chiacchierata, anche solamente per un consiglio. Quell'essere, penso ne sappia una più degli dei. Letteralmente. Questo sì che è un complimento da un uomo come te. Fra l'altro, e Davon si gira verso Koraki, poi di quella cosa ne hai fatto? Quella cosa? No, questa è solo seriamente io che non mi ricordo cosa. La mia... La labarda. Ah, ok! Sono un po' fusa. The what? No, ci stava un sacco come quella che faceva tanto. Esatto, anche io pensavo fosse un gate. Anche io! E infatti, io Marco, ma in quanto Davon tipo ha abbassato il capo tipo come se fosse a penzoloni, cioè, come per dire, ma no, non ci posso credere. L'ho lasciata a un fabbro che ha deciso di dare una mano a aggiustarla. Deciso, diciamo, è un po' una parola grossa, però l'abbiamo convinto a farla aggiustare. Domani mattina ci passa prima cosa. Aggiustarla. Un tentativo sarà necessario. Però non so se sarà come... Non sarà uguale, ma almeno hai qualcosa di lungo affilato con cui puoi aggiustare la gente. Che non sia una spadina o così. Beh, non mi pare che abbia una spadina. Vabbè, qualcosa del genere. Potevo prestargli la mia, massa. Beh, anche io dovrei fare delle compere, quindi direi che domani si potrebbe fare così. Informare Diamandis di quello che voi avete visto stamattina, della stalla. E poi chi deve fare giri nel quartiere degli artigiani, come me, e a questo punto anche Davon e Koraki che devono andare a recuperare la labarda. Volendo poi si potrebbe andare da Mleptos, biblioteca, e cerchiamo un posto. Mm-hmm. Probabilmente cercare un posto va più in alto nella lista, però... Era solo per buttare un po' delle variazioni che possiamo intraprendere domani. Intanto che ci siamo, diamo un'occhiata alle porte della città. Sì, ecco, quindi direi prima Diamandis, poi magari cerchiamo un posto per andare a dormire, visto che sarà sicuramente la cosa dalla priorità più alta, e poi per il resto vediamo un po' come ce la smezziamo col tempo. E per quanto riguarda il carro, siamo sicuri di voler lasciarlo ancora lì?
Dov'è che l'abbiamo lasciato, tra l'altro? Stalla. E qua le stalle, qui. Non possiamo lasciarlo qua, comunque. Ma non possiamo lasciarlo, non ce l'avevano accettato. Dove l'avete messo? È in stanza con noi. Ma gliel'avevano permesso? No, non è che non gliel'avevano permesso, che non l'hanno... Non si è avuto il modo di portarlo da altre parti. Siamo stati rapiti. Sì, esatto. Sì, ma intendo appunto nessuno l'ha buttato via o altro. Meno male. No, è nelle stalle. Ok. Anche perché noi l'avevamo già messo via quando abbiamo visto la tipa. Quindi era già nelle stalle. Ecco, non penso che riusciremo a trovare un posto a poco, perché la discriminante sia che sia un posto dove possiamo lasciare quelli. E due lucertole? Che io adoro, voi lo sapete che io li adoro, però il problema è... Alexandrei e... Buttercup. Ranuncolo. Esatto. Direi di dormire, ragazzi. Sì, domani sarà una giornata lunga. Ah, come se oggi non lo fosse stata. Che ora si è fatta in game? E dopo cena, e fuori è già buio. Ok, però è diciamo presto, va bene. Io prima di andare a dormire vorrei fare una scena, poi può succedere quello che volete. Ok. Io non ho dormito subito, magari ho cercato di rendere più comode le scarpe, ecco. Ok, non le hai masticate, vero? No, non le ho masticate. Ci ho messo un po' dell'olio del pollo di Davon. Ah, ok. Che schifo. Ma poi li ho lavati con un po' di acqua. No, anzi, ho fatto diversi esperimenti. L'ho messo nell'olio e non mi piaceva. Allora poi l'ho messo a bagno nel latte, perché ho avuto questa idea geniale del c'era il latte, no? Sì. Allora ho messo un po' a bagno nel latte e mi è piaciuto molto di più come ha funzionato. Poi li ho rilavati e basta, adesso sono un po' più comodi. Ok. E anche se non lo sono, io li sento più comodi. Ok. Mi sono convinta. Il potere dell'autoconvincimento. Esatto. Perché la cosa del latte è stata incredibilmente intelligente. Allora ero tipo, ma oh, certo! Basta. Ok. Volevo fare anche io qualcosina molto veloce, 5 minuti prima di dormire. E boh. Volevo un attimo meditare su quello che ho detto. Su quello che mi è proprio venuto spontaneo dire, volevo cercare anche, che ne so, qualcosa, se ho nel mio libro qualche riferimento a Fenax, visto che a questo punto sono quasi sicuro di aver avuto un... Non è proprio un diario, però in questo libro ci sono alcuni appunti a matita che sei abbastanza sicuro di aver scritto tu. E uno di questi è un nome di donna. Oh! E quasi immediatamente quando lo leggi lo associ al volto, la prima notte che hai sognato, quello della donna con la corona di fiori. Sì. Qual è il suo nome? Vediamo un po'. Sto pensando un po' di che potrebbe essere il suo nome. Lei si chiama così. Ok. Ma se non lo vuoi dire... No. Lo sai tu? Sì. Ok. Porca miseria. E per il resto trovi dei piccoli disegnini, trovi degli appunti tipo porta due pacchi di carote al mercato quando è solo lo zenith. Trovi cose del genere che non hanno né senso né testo. Ok. Però puoi dire questo, che questo librino è stato con te attraverso molte cose. Ok. E in ultimo cerco di riparare la catenina che si era rotta quando avevo fallito. Ok, sì, lo puoi fare tranquillamente. Puoi chiedere degli strumenti coracchi. Sì, ok. I coracchi glieli dai? Ti faccio gli occhioni dolci. Sì, ma lo controllo mentre li usa. Sto lì, guardando da sopra la spalla. Mamma mia! È presente tipo... È tipo una mamma preoccupata. No, tipo i vecchietti del cantiere. Che controllano e danno consigli inutili. No, io li seguo alla lettera, visto che so che lui è molto più pratico di me. E poi me ne vado a dormire. Ok. Io sto specificando che finché non trovo una connessione solita alla meditazione che di solito Davon fa, tende a rimanere sempre l'ultimo, diciamo, a concentrarsi. Cioè, è sempre attento se c'è qualcosa che lo disturba o meno. Quindi, oggettivamente, chi lo guarda lo vede nella solita posizione a gambe incrociate, con una mano sopra l'altra, a meditare.
Cioè, non si può dire se esattamente, o a meno che non c'è qualche modo per capirlo, e aspetta lì. Io dormo tranquillamente. Ok. Tornando a Cresteva. Aspetto che tutti gli altri si addormentino. Oh, Dio mio. Poi mi avvicino alla finestrella, quella piccolina, cerco di richiamare Maggie. Ok, arriva. Ci mette un minuto ad arrivare, ma arriva. Ok. Mi lancio un'occhiata attorno per assicurarmi che stiano davvero tutti dormendo o nel caso di Davon meditando. Ok. Se io, a meno che qualcuno di voi non faccia finta di dormire, sono tutti addormentati. Ok, mi volto verso Maggie, la fisso un attimo e poi sussurrando le chiedo: stanotte era reale? Ti guarda inclinando un po' il capo e poi abbassa la testina beccandoti piano piano la mano. Sì, una beccata, no due, facciamo davvero così? Sembra che voglia solo farsi lisciare, o sembra che stia solo lisciando le penne con la tua mano. No, non lo accetto. Non so se capisci o se stai solo facendo la seta, ma se puoi un portare un messaggio, dille che sono stufa degli indovinelli. Se vuole qualcosa me lo dica, ma non farò niente per niente. Voglio capire, non farò niente, niente che io non capisca. Ti guarda immobile, poi spicca il volo e va via. Rimane un po' a fissarla e poi torna a letto. E prima di addormentarsi sussurra più che a se... cioè lo pensa e basta, non lo sussurra. Se vuole tenersi la ragazza, se la tenga. Però deve darmi qualcosa. E niente, mi addormento. Ok. E poi, boh, usi il tuo famiglio come piccione viaggiatore per comunicare al tuo patrono che ti sei rotta il cazzo. Un'altra giornata da D&D. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace e cliccate sulla campanella per iscrivervi al canale e non perdere il prossimo episodio di Anamnesis. Alla prossima!